Tutto in 30 ore. La storia tragica di Sacitra si chiude su questa sponda dell'Adige, dove il corpo viene recuperato al tramonto, qui, a poco più di un chilometro da dove era cominciata. Martedì mattina, comunità è il porto delle donne. Dopo il delitto, Sacitra esce dalla comunità, passando da una finestra. Si dirige verso il fiume, subito, passa attraverso i campi. Arrivato in questo punto, Sacitra decide di scendere sull'argine dell'Adige, lo fa passando da qui. Sacitra conosce bene questi posti, forse c'è già venuta, ha già studiato un possibile percorso per arrivare sull'Adige. Arrivata qui, lascia i suoi vestiti, lascia la borsa, lascia il cellulare e poi scende fino a lì, su quella roccia dove decide di buttarsi in acqua. Sarà 2 metri, ma è sufficiente per la corrente, ti porta via, è pericolosissimo, insomma. Il cellulare però resta acceso. I vigili del fuoco lo cercano per un giorno intero. La cercano i sommozzatori, le unità cinofile, la protezione civile. Utilizzano un drone speciale che rileva anche i telefonini. Lo trovano sulla riva dell'Adige, insieme alla borsa. Da lì restringono il campo, seguono la corrente, che li porta un po' più a valle, fino all'altezza della vecchia diga. Passano circa 30 ore e il corpo viene notato qui, una felpa grigia che galleggia, trattenuta in mezzo a questi rami, dove la corrente l'ha trascinata per circa mezzo chilometro. Andiamo in diretta, Marco Piccaluca si trova lì sul corso dell'Adige dove è stato ritrovato il corpo della donna. La prima cosa che voglio sapere, Marco, ma com'è possibile che si sia arrivati a questo punto? Nessuno si era accorto di nulla, c'erano state comunque richieste di perizie. Le condizioni della donna, quali erano realmente? Hai detto bene, questo è il vero grande interrogativo, passato il momento del dolore è arrivato anche il momento delle domande. Come mai nessuno si è accorto in tutto questo tempo, nel tempo in cui la donna ha vissuto in questa casa famiglia che versava in condizioni psicologiche drammatiche, visto l'epilogo di questa vicenda? La vicenda comincia un anno prima, perché nell'ottobre del 2020 viene chiesto al Tribunale dei Minori, in seguito alle denunce sporte dalla donna nei confronti del marito, una perizia psichiatrica per valutare la capacità genitoriale proprio di Sacitra. Questa perizia viene svolta dopo circa un mese, nel novembre di un anno fa, nel novembre 2020, e dà un esito positivo, dunque non emerge nulla da questo documento. Non sappiamo più niente da quel giorno fino a ieri praticamente, quando la donna, abitando in questa casa famiglia, non dà alcun segno né di insofferenza né di aggressività né tantomeno di depressione. Questo ci hanno raccontato quelli che insomma hanno parlato con gli assistenti sociali che l'hanno avuta in questa casa per mamme, dove tra l'altro vivevano appena 3 famiglie. Ecco, allora, quindi l'interrogativo a questo punto è cercare di capire se quei segnali erano emersi e chi eventualmente doveva valutarli. Allora, voglio chiedere a Daniele Piervincenzi, che è qui in studio insieme a me, ancora una volta una dinamica familiare complessa. Il papà aveva detto, insomma, che c'era qualcosa che non andava, c'è stato chiaramente un pronunciamento del Tribunale dei Minori di Venezia. C'era, si poteva evitare. C'era una conflittualità, di solito però quando vengono prese in cura da queste case famiglia, vengono accolte e si crea una rete, soprattutto con le altre madri, ci si aiuta, si condividono anche molti momenti, molte difficoltà con i bambini. Ecco, mi chiedevo se questa rete, cioè le altre mamme che erano con lei in questa casa famiglia, se si fossero accorte di qualcosa, se c'era un campanello d'allarme. Perché, come ha ricordato Marco Piccaluca, poi c'è un lungo buio. Dopo quella sentenza, dopo che questa donna è stata ascoltata da uno psicologo, certo, e quindi è stata giudicata abile come madre, passa un anno. Un anno intero. Cosa è successo in quell'anno? Aveva paura di perdere entrambe le figlie? Aveva paura che qualcuno gliele portasse via? Del ritorno di questo marito violento? Tutti elementi che al momento sono ancora da, in qualche modo, da scoprire. Allora, cerchiamo di capire meglio cosa c'è all'origine di questo doppio gesto folle con Donatella Cupertino. Le bambine hanno la febbre, datemi una medicina e lasciatele dormire, oggi non le mando a scuola. Quando ha detto queste parole ad un assistente della casa famiglia, la 34enne Sacitra aveva con ogni probabilità già ucciso le 2 figlie e si apprestava a fuggire. Le bambine sono state trovate dall'operatrice poco dopo quella telefonata, prive di vita, ancora nei loro letti, con i pigiami addosso e le coperte rimboccate. Sembrava dormissero, invece, non respiravano più. Si chiamavano Sabadi e Sandani. Avevano 11 e 3 anni, erano di origini srilanchese, come i genitori. E 2 giorni fa sono state ammazzate, soffocate con un cuscino, da quello che emerge dall'autopsia, con ogni probabilità da quella madre di 34 anni, che poi è sparita e che è stata ritrovata ieri, senza vita, nel fiume Adige. Proprio in quel
quelle acque tranquille, forse. Il suo cuore tormentato ha trovato la pace che cercava dopo aver tolto la vita alle sue bambine. Lì, in quel fiume, si è abbandonata stremata quasi, a voler cancellare il folle gesto compiuto. Cosa ha spinto questa giovane madre a commettere un gesto così tremendo? Quale dramma stava vivendo per riuscire a pianificare così l'omicidio delle sue due piccole figlie? Sakitra in più occasioni aveva denunciato il marito per violenza, ma le sue accuse non hanno mai trovato riscontro. Nessuna prova di quanto le sostenesse. Lei, però, aveva deciso di farsi ospitare in case famiglia, non voleva più vivere sotto lo stesso tetto del marito. In comunità la descrivono come una donna mite, nessun segnale che lasciasse supporre presupposti di morte, nulla. Cos'è scattato allora nella sua testa? Da un lato le arriva la notizia dell'archiviazione del procedimento contro il marito, dall'altro questo decreto del tribunale che l'avrebbe obbligata a sottoporsi a una valutazione psicologica per la capacità genitoriale. Aveva forse capito che avrebbero potuto toglierle le figlie? Piuttosto che dare le bambine a mio marito, le ammazzo e mi ammazzo. È questa la frase che persone vicine alla donna le hanno sentito ripetere spesso e che oggi ancora di più inquieta. Oggi però Sakitra non c'è più e non ci sono più le sue bambine. Quali fossero i demoni che agitavano la mente di questa giovane madre, forse rimarranno una domanda senza risposta.